l'attaccante del Budoni in gol nel primo turno di Coppa Italia, un gol che vi ha un po' illuso in vantaggio con l'Aprilia. Poi c'è stato il gol nel finale del primo tempo, un regalo vostro, nella ripresa il gol vittoria di Oliveira, un grande rammarico perché avete sbagliato anche il raddoppio sull'1-0 e qualche decisione arbitrale non vi ha convinto. Sì, siamo partiti bene al primo tempo, diciamo che la partita l'abbiamo fatta noi. Abbiamo trovato il gol, sono contento sia per me che per i miei compagni. Comunque sì, non è che ci siamo fatti il gol noi, è stata una distrazione che comunque può capitare, siamo agli inizi, ancora diciamo che dobbiamo migliorare piano piano e niente. Anche perché uno dei vostri pregi è giocare la palla dietro col portiere, in questi casi pur di non buttare a volte si incappa in qualche errore. Sì, diciamo che partiamo sempre da dietro, giochiamo a calcio noi, cosa che molte squadre non lo possono fare, anche magari squadre più blasonate di noi, sulla carta, poi è il campo che parla. Siamo una squadra umile, siamo giovani, siamo un bel gruppo. Ciò che conta è la prestazione, siete contenti? Certo. Sì, la prestazione sì, poi il risultato purtroppo parla 2-1 per loro, però ce l'abbiamo messa tutta, dai. Senti, hai giocato bene, hai cercato lo spunto, la conclusione a rete, ti sei procurato la punizione che hai segnato. Nel secondo tempo, quella palla non toccata da Eliano, tu ti trovi di fronte al portiere, un fuorigioco che è sembrato un po' strano. Diciamo che oggi l'arbitro al secondo tempo è andato in favore un po' a loro, perché si vuole parlare di scorrettezza di gioco, su di me c'erano 2-3 gomitate clamorose, non dico che erano da rosso, però 2 su 3 poteva prendere provvedimenti diversi. Niente. Senti, adesso aspettate questo calendario per capire quando iniziate, 2 gare comunque ufficiali, buone per voi perché avete iniziato un po' più tardi rispetto agli altri, però state accorciando i tempi e state avendo un buon amalgama. Sì, diciamo che abbiamo iniziato più tardi, però abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto e comunque siamo andati avanti in Coppa Italia, anche se abbiamo fatto 2 partite, però cosa che magari altre squadre, altre società non hanno fatto, capito? Quindi facendo così ti permette comunque di allenarti e di prepararti alle partite facendo la settimana tipo, capito? Certo. Quindi martedì, mercoledì fino al sabato. E ti per te ritrovi mister Cerbone, vai a Budoni, rimani in Serie D, che stagione sarà? Non lo so, so solo che è un grandissimo allenatore. Non l'ho mai avuto prima, però ne ho sempre sentito parlare bene. Diciamo che lui è passato ad Arzachena che tu non c'eri. Però sì, infatti, no, non ce l'ho avuto, ero andato via. Niente, sono contento di star qua, ho tantissimi amici sia dentro che fuori dal campo. Niente, sono contento così. Obiettivo personale? Doppia cifra si dice. Si dice così, dai. Ok. Va bene, grazie Samuele, complimenti per il gol, per la prestazione e in bocca al lupo per il campionato. Grazie, crepi.